Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha presentato il suo libro Controvento, accogliendo l'invito dell'associazione Giovani Porto Rotondo, che ha organizzato l'evento nella splendida cornice della piazzetta San Marco. Il segretario della Lega è apparso subito a suo agio nel cuore del centro turistico, di fronte ad una platea numerosa che lo ha accolto con affetto. Salvini, in realtà, più che descrivere il suo libro e rispondere alle domande dell'avvocato Sergio Deiana che lo intervistava, ha approfittato dell'occasione per spaziare sui più svariati argomenti, dalle sue esperienze nei ministeri, all'amicizia profonda con Berlusconi, dal decreto sull'eolico, ai programmi dell'attuale Dicastero, che prevedono numerose opere infrastrutturali per la Sardegna. Stiamo investendo non milioni ma miliardi di euro su strade, collegamenti ferroviari, acqua, e di prossimo stanziamento una cifra di 55 milioni per 5 interventi solo in Sardegna, la progettazione del collegamento di Nuoro con la rete ferroviaria nazionale, gli investimenti sui porti, sugli aeroporti, quindi lascio agli altri le chiacchiere e noi ci mettiamo soldi e progetti. Spiegando la sua visione di un'Italia migliore, non ha evitato di criticare l'attuale sistema giudiziario, definito un luogo di intoccabili e che rappresenta l'unico segmento della società italiana dove chi sbaglia non paga. Al termine della conversazione, Salvini si è concesso al solito assalto per dediche e selfie.